Amici 17, il messaggio di Biondo ai suoi fan. Dopo lo scontro avvenuto sabato 21 aprile con Heather Parisi, Biondo ha voluto chiarire alcune cose, vediamo di cosa si tratta. Nella puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 21 aprile in diretta su Canale 5. Cancelletto Heather Parisi e Ermal Meta hanno espresso in più di un'occasione dei giudizi negativi verso Cancelletto Biondo, accusandolo di non essere intonato e di non essere all'altezza del ruolo. La discussione, in particolare con la Parisi, è poi degenerata. Vediamo di seguito cos'è successo. Amici 17, il serale, Heather Parisi minacciata dai fan di Biondo. In queste prime puntate del serale di Amici, Heather Parisi non ha nascosto il suo scarso apprezzamento nei confronti di Biondo, commentando negativamente ogni sua esibizione. Per stemperare un po' la tensione, la showgirl aveva raccontato un simpatico aneddoto, nel quale aveva spiegato che sua figlia adorava il ragazzo. Queste affermazioni, in seguito, sono state smentite da un video apparso sui social, in cui la bambina diceva alla mamma di non essere interessata a Biondo, chiedendole come mai avesse detto una bugia in trasmissione. Da qui si è scatenata una vera e propria bufera sui social, con alcuni fan di Biondo che sono arrivati a minacciare sia Heather Parisi che la figlia. L'ex ballerina statunitense, naturalmente, non ha gradito quanto accaduto e, durante la terza puntata dello show, si è rivolta al cantante con toni molto accesi, con il giovane che, però, si è detto completamente estraneo alla vicenda. Le parole di Biondo hanno trovato riscontro anche nella produzione del programma, che ha chiarito che i concorrenti del talent non hanno contatti con l'esterno e non possono intervenire sui social durante la fase serale. Amici 17, Biondo chiarisce la sua posizione. Nel daytime mandato in onda martedì 24 aprile, Biondo, ricorrendo al videobox della Casetta Bianca, ha voluto mandare un messaggio ben preciso ai suoi fan su quanto si è verificato di recente. Vediamo, di seguito, quali sono state le sue parole. Qui siamo privati dei telefoni e non abbiamo contatti con ciò che ci circonda per rimanere concentrati. Al sabato, invece, veniamo in contatto con il pubblico e con una commissione esterna, e la produzione ci mette al corrente di quello che è successo per farci capire il perché vengono dette certe cose. Quando Heather ha fatto presente delle minacce dopo un video postato sui social, io non sapevo di cosa stesse parlando. Durante la settimana sono stato messo al corrente, così come ho saputo che mia mamma ha scritto una lettera conseguentemente a quello che Heather mi ha detto nella scorsa puntata. Ha scritto cose giuste, le ha scritte in modo molto lucido, cose che io non sono riuscito a dire sul momento. Io mi estraneo da questa cosa delle fan che hanno aggredito la figlia di Heather. Voglio incitare queste mie fan a non essere più mie fan, perché non è questo il messaggio che voglio trasmettere attraverso la musica e la persona che sono.